Pubblico delle grandi occasioni per il derby tra Carrarese e Livorno, prima in classifica. Reduce da una sconfitta interna col Modena, il Livorno cerca subito il riscatto. Allo stadio dei Marmi, la Bronici di Stringara sono privi del capitano centravanti Bonaldi e del centrocampista Nardini Infortunati, due pedine importanti. Ma il Livorno preme e il gol è nell'aria. La rete arriva al 39esimo. Scalzo batte un calcio d'angolo, Cook raccoglie in diagonale e lascia di stucco Rosin coperto da troppi giocatori. Il portiere della Carrarese subito dopo salva il raddoppio uscendo alla disperata fino a metà campo a prevenire Scalzo. Il secondo tempo sembra iniziare a ritmo blando, invece il Livorno affonda il coltello nella già ferita Carrarese. Al 29esimo arriva il raddoppio, Ramacciotti da 16 metri infila Rosin. Al 34esimo ecco il terzo gol, tiro di Scalzo a porta vuota. Sulla linea salva Ninkeri, ma Sicilone sulla respinta e rompe e mette dentro a porta vuota. E per la Carrarese il dramma continua. Tafferulli nel dopopartita tra le due opposte fazioni hanno impegnato a lungo le forze dell'ordine. Che dire, dopo un 3-0 netto forse non era proprio il caso.